Dopo il calo generalizzato dei reati nel periodo del lockdown, aumentano le intimidazioni agli amministratori locali nei primi 9 mesi del 2021, 51 in Calabria secondo i dati del Ministero dell'Interno contro i 39 dello stesso periodo dell'anno precedente, e cresce l'impegno istituzionale per prevenire i tentativi di infiltrazione e di condizionamento degli enti, anche per mettere in sicurezza le ingenti risorse del Recovery Fund. Se n'è parlato in prefettura a Catanzaro nel corso dell'incontro sulle strategie di prevenzione e contrasto al quale hanno preso parte molti sindaci e rappresentanti delle forze dell'ordine. Ora c'è una ripresa, per questo ci porta a mantenere alta l'attenzione, non solo a livello nazionale, ma noi per il nostro territorio, un'attenzione ancora più mirata perché, come sapete, arrivano i soldi del PNRR, soldi di cui la Calabria ha particolare bisogno perché la ripresa appunto del sud è ancora più importante. Perché è più fragile come regione, quindi l'attenzione e la coesione, io dico di tutta la squadra Stato, deve essere altissima, cioè dobbiamo essere tutti sentinelle sul territorio e stare in guardia per evitare che questi soldi possano essere poi finire, diciamo, nelle grinfie, virgolette, della criminalità organizzata. Massima attenzione anche sulle intimidazioni avvenute a Siderno, una vicenda emblematica per il prefetto Cucinotta. Vicenda molto emblematica, oggi noi ne dibatteremo perché mette in stretta relazione gli atti intimidatori e gli scioglimenti dei comuni. Sono due fenomeni che vanno di pari passo e la vicenda di Siderno proprio è emblematica del fatto che dopo lo scioglimento si vogliano riportare le situazioni e le condizioni a livello di infiltrazione comunale a prima dello scioglimento medesimo. Noi come ANCI domani saremo a Siderno per manifestare la solidarietà di tutta la comunità calabrese, di tutti i sindaci calabresi. Quindi un primo segnale importante per dire che siamo vicini alla comunità di Siderno e che ogni intimidazione è un'intimidazione fatta a tutti i calabresi. C'è molto da dire rispetto agli atti intimidatori veri e propri, quelli che sono immediatamente percepibili. Poi ci sono invece le infiltrazioni, che è qualcosa che invece va guardato e analizzato in modo diverso, con aspetti di prevenzione che richiedono altre modalità. Poi ci sono lo scioglimento dei comuni, dove l'ANCI ha presentato una proposta di legge per far sì che il procedimento sia molto più aderente ai principi costituzionali.